Antica Viziana Michele è una storia che parte da Napoli. Vuole restare assolutamente a Napoli come, diciamo, brand, come, diciamo, identità aziendale. Questo è un libro, ci tengo a sottolineare, praticamente un libro, sebbene ci sia la mia faccia, facciamolo vedere, sebbene ci sia la mia faccia sulla copertina, non è stato scritto da me, assolutamente. È stato scritto da Davide Ippolito. Secondo Davide, l'antica pizzeria Michele, che nasce da Napoli, è l'unico esempio di catena di pizzerie italiane, di pizzeria italiana, che potrebbe avere lo stesso passo dei vari Domino's, dei vari Pizza Hut, Papa John's e le grandi catene di pizzerie mondiali. Noi come Zuan abbiamo un osservatorio permanente sulla reputazione, che è Reputation Rating, e tra i brand che monitoriamo ci sono anche alcuni nel campo del food. Michele non è una semplice pizza, è un qualcosa di più, e visto che nel mondo mi ha sempre colpito che noi eravamo famosi per tre cose: per il caffè, le caffetterie, e oggi la prima caffetteria al mondo è americana, per l'espresso, e oggi il primo produttore di espresso come brand è svizzero, e per la pizza il primo brand di pizza al mondo è americano, e alcuni in America sono addirittura convinti che la pizza sia un prodotto originale americano. Credo che sia il momento di iniziare a tramandare la storia così com'è. Contiamo 14 pizzerie, compresa Napoli, praticamente siamo presenti su Roma, siamo presenti su Firenze, su Bologna, qui a Verona ci troviamo nei locali di una delle ultime nate, bellissima, l'antica pizzeria Michele Verona, stradone Porta Palio 20, e siamo a Milano, saremo a breve anche a Torino, siamo a Los Angeles negli Stati Uniti, a Londra con la pizzeria Baker Street, alla quale farà seguito la seconda apertura che faremo a breve, poi ci sarà Berlino, c'è Dubai, siamo presenti a Dubai, e quindi comunque ricevo una bella storia che ci consente di viaggiare, ci consente di fare sempre nuove esperienze e ci consente di portare appunto quello che è il marchio di famiglia, che è la nostra pizza, in tutto il mondo.